più autonomia e quindi li rende fertili. Eva dice: grazie all'aiuto dell'Elohim, lei ha fatto il primo figlio che si chiama Caino. Poi fanno un secondo figlio che si chiama Abele. Caino uccide Abele. Caino viene allontanato e quando viene allontanato dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma se c'erano soltanto Adamo ed Eva, Abele era già morto. Chi era sto chiunque? È ovvio che era pieno di gente fuori di lì. Ed era ovviamente gente di cui Caino aveva giustamente paura. Sarebbe quella paura che avremmo noi, uno di noi, se venisse calato con un elicottero, diciamo così, in Papua Nuova Guinea, dove vivono le tribù che vivono ancora come al tempo del Neolitico, perché uno di noi calato lì in mezzo dice: questi, appena mi vedono, mi ammazzano. Perché questo gruppo che viveva a stretto contatto con gli Elohim era un gruppo fortemente acculturato. Cioè a loro gli Elohim avevano trasmesso tutta una serie di conoscenze. Tant'è che la cosa curiosa è che Caino poi, diciamo, gli va bene, trova mogli, costruisce città e dalla sua discendenza, dice la Bibbia, ci sono i lavoratori dei metalli, quelli che si occupavano di musica, quelli che si occupavano di costruzioni, eccetera. Una curiosità scientifica è questa, che l'antropologia e l'archeologia ci dicono che a un certo punto, circa 5.000 anni fa, quindi 3.000 avanti Cristo, in quel territorio, quindi la Mesopotamia, compare una civiltà completamente formata. Cioè, che è la civiltà sumera, che pare non avere nessuna evoluzione, non si sa da dove arrivi, ma come compare sul teatro medio orientale, possiede la scienza delle costruzioni, l'agricoltura, la conoscenza dei numeri, la scrittura, la conoscenza dell'astronomia. Da dove arrivano questi qui? Noi abbiamo un racconto della Bibbia che ci dice che c'è un gruppo che ha vissuto a stretto contatto con quelli, a un certo punto sono stati cacciati perché il capo non voleva che questi qui si moltiplicassero da soli al loro interno, quindi un gruppo di persone fortemente acculturate che viene cacciato da un territorio recintato e protetto. In quella zona improvvisamente compare una civiltà già formata. E se facessimo finta di mettere assieme le due cose? Non avremmo bisogno di inventare nulla. Non avremmo bisogno di inventare nulla. Avremmo di nuovo la spiegazione di come mai compare la civiltà sumera improvvisamente, senza evoluzione. Quindi ci Questo vuol dire che hanno allontanato sia i maschi che le femmine. tutto il gruppo, tutto il clan tribale hanno allontanato. Tutto il clan tribale. Tra l'altro, sempre nell'Odissea, nei libri 6 e 8, dove si parla di... Ah, dicevo quindi, allora, queste cose qui sarebbero avvenute, combinazione, tra il 4500 e il 3500 avanti Cristo. Combinazione, dicevo prima, quel genetista dice che tra il 5000 e il 3000 avanti Cristo ci sono, c'è documentazione di una serie di mutazioni genetiche difficilmente spiegabili. Facciamo finta? Tanto non ci costa nulla. Se poi scopriamo che è una stupidaggine, lasciamo perdere. Ma non chiudiamo le menti prima, visto che ipoteticamente lì dentro quelle ipotesi ci sono un sacco di risposte. Dopo averle verificate le butteremo via, semmai. Ma non buttiamole via, e per fortuna ci sono questi che stanno cominciando a pensare di non buttarle via. Perché? Prego. Prima ha accennato a quegli scavi particolari che lei costringerebbero a riscrivere la storia, eccetera, eccetera. Di cosa si tratta? Si tratta di centri di osservazione astronomica giganteschi, importantissimi, estesissimi, che si trovano proprio in tutta quella zona che va da Göbekli Tepe, nell'Armenia, nella parte occidentale del Mar Caspio, tra i laghi Urmia e Van, quindi tutta una, che sarebbe tutta la zona dove ancora oggi ci sono dei toponimi che ricordano i nomi usati nella Bibbia. Cioè il posto quando Caino esce di lì, viene cacciato, si porta in terra di Nod, cioè, ci sono ancora i toponimi adesso, e quindi lì si stanno trovando tutta una serie, e di lì ci sarà da scavare per decine di anni, perché ne hanno tirato fuori se non il 10%. Cioè come se lì ci fosse stata una grande civiltà,
di profondi conoscitori di astronomia, di osservatori del cielo, e se questi erano per caso viaggiatori dello spazio, sappiamo che per i viaggiatori dello spazio l'osservazione del cielo è fondamentale, ovviamente, non certo per gli agricoltori, perché gli agricoltori quando sanno, conoscono la luna nuova, luna vecchia, della posizione di Marte agli agricoltori non interessa nulla, quindi quando ci si dice ma la studiavano per l'agricoltura, ma voi conoscete un contadino che sa dove si trova Marte? Una volta che sanno dov'è la Luna è finito tutto, no? Quindi voglio dire, chi studia i cieli è perché è la NASA che studia i cieli, ma la NASA non ha l'orticello, la NASA deve mandare della roba nello spazio. E quindi lì è esattamente le stesse cose, sono testimonianze di civiltà importantissime, e che quindi a un certo punto le dovranno spiegare, come dovranno spiegare le Siam Alliance, che, di cui quasi nessuno parla, perché si parla molto di Nazca, grazie, di Nazca eccetera, ma le Siam Alliance sono ancora più impressionanti di Nazca, perché sono 16.000 chilometri di linee perfettamente dirette che salgono lungo i versanti delle montagne, scendono dall'altro versante, attraversano la valle, risalgono sulla montagna. Chi cavolo le ha fatte? Senza un puntatore, non so come dire, laser dall'alto. Chi cavolo le ha fatte quelle linee? 16.000 chilometri di linee così. Dio sa. Allora, tentano di spiegarle, sapete come? Accendevano dei fuochi, poi uno si metteva in cima alla montagna e diceva... Cioè, io dico, almeno il buon senso di dire non sappiamo come le hanno fatte. Non lo sappiamo, punto. Quanto erano alte queste montagne? Eh? Fino a 4.000 metri. Quindi, e sono lì queste robe. Uno, chiunque le può vedere. Diciamo che non sappiamo come le hanno fatte. Non diciamo che si mettevano di più a destra e più a sinistra, perché... Veramente un particolare, lo chiedo adesso, se no poi non ho più occasione. O adesso o mai più. Esatto. Se questo, torniamo a Caino, esce, ok, dice: ho stato fortunato, ho trovato moglie, ha proliferato. Cioè, ma vuol dire queste mogli che non erano figlie degli dei, quindi della stirpe degli Adam, o no? Erano dei Sapiens, appunto. Sì, quello che mi mancava. Sapiens. Vuol dire che c'erano, ok, sì, Sapiens. Allora, se noi stiamo alla genetica, ominidi, quindi, non più ominidi, sapiens, se noi stiamo alla genetica, ma allora, se noi stiamo alla genetica ufficiale, la genetica ufficiale pone, la genetica ufficiale pone come un grande spartiacque un periodo che va tra il 250.000 e il 200.000 anni fa, che è il periodo in cui i genetisti, l'hanno chiamata così loro, mettono la Eva mitocondriale, okay, cioè che sarebbe la femmina da cui derivano i mitocondri di tutti i sapiens, si eccetera. Si va, Esattamente. Quindi allora, se noi dobbiamo ipotizzare gli interventi di questi qui, ipotizziamo gli interventi a partire dal 250.000 avanti Cristo, per arrivare poi quello dell'Adam, che è un intervento specialissimo, particolare, fatto proprio per crearsi un gruppo che doveva stare all'interno e lavorare per loro e stop, basta, finito, non doveva fare nient'altro. Quando vengono allontanati, ripeto, nasce combinazione quella civiltà lì già completamente formata. Quindi il discorso del Sapiens è diverso dal discorso dell'Adam. L'Adam è all'interno di un qualcosa che era già avvenuto, tant'è che ai Sapiens si dice andate e moltiplicatevi. L'Adam era solo maschio, quindi non poteva moltiplicarsi. Esatto, quindi sono proprio due racconti, uno inserito dentro l'altro. Esattamente. A proposito di queste cose qui, il teologo cattolico Armin Kreiner, che insegna teologia fondamentale alla Facoltà Cattolica di Monaco, dell'Università di Monaco di Baviera, scrive nei suoi libri, tanto per essere chiari, la questione degli alieni per la Chiesa non è più eludibile. Okay. Cioè, la Chiesa non può più fare finta, come ha fatto fino adesso, come dire, vabbè, lasciamoli stare. Cioè, non occupiamocene. Perché dice giustamente, anche l'esistenza di uno solo di quelli mette in discussione tutto. Mm-hmm. Soprattutto mette in discussione la cristologia. Mm-hmm.
perché bisogna chiedersi, ma allora se esistono, hanno commesso anche loro un peccato originale? Cristo è andato a farsi ammazzare anche là? Oppure se lo commetteranno tra 10.000 anni, Cristo andrà a farsi ammazzare tra 10.000 anni anche lì, per liberare anche loro dalla macchia del peccato originale? Peccato originale che non c'è neanche per noi. Qualora ci fosse, l'hanno commesso Adamo ed Eva, che sono i capostipiti di un gruppo particolare, e quindi semmai hanno macchiato quel gruppo, non l'umanità. Perché l'umanità non dipende da loro. Semmai avrebbero macchiato quel gruppo. Quindi, in realtà, allora, questo Armin Kreiner dice poi un'altra cosa. Dice che quelli che sostengono che degli alieni è inutile occuparsi, perché non li abbiamo lì come oggetto di studio, ovviamente, devono tener conto che se questo è vero, dobbiamo smettere immediatamente di parlare di Dio, perché di Dio nessuno sa nulla e non ce l'abbiamo lì come oggetto di studio. Quindi se quella è un assunto vero, applichiamolo anche a Dio e smettiamo immediatamente di parlarne, perché nessuno ne sa nulla e non ce l'abbiamo lì su un tavolo da sezionare, da studiare. Cioè questa roba qui all'interno della Chiesa, dal punto di vista di molti, sono già parecchi teologi che cominciano a dire, ma se fossero vere queste robe qui, in fondo che cosa cambia? Niente. Dio continua a essere Dio, Dio ha creato l'universo, questi qui non sono altro che figli di Dio, che fanno parte del suo disegno provvidenziale, che sono stati mandati qui a dare dei colpi di acceleratore all'evoluzione umana. Quindi stanno preparando un nuovo pensiero, che nei prossimi anni sentirete raccontare. Allora, tra l'altro, non è un caso che negli anni 70, cioè 40 anni fa, il Vaticano abbia investito 30 milioni di dollari nell'osservatorio astronomico che si trova in Arizona, che è dedicato esclusivamente alla esobiologia, cioè allo studio della vita aliena. 30 milioni di dollari investiti dal Vaticano, ed è gestito tutto dai gesuiti. Se voi andate su internet, digitate vaticanobservatory.org, vedete anche tutte le foto dei gesuiti che si occupano di questo. Si dedicano solo a questo, solo a questo. Il Vaticano ci crede in queste teorie? Cosa pensano? C'è il Papa e compagnia. Non lo so. Non lo so. Lo conoscono, però. Diciamo che le studiano molto. Ah, le studiano. Ma c'è una comunicazione ufficiale del Vaticano che sostiene i gesuiti, che sì, pensare all'esistenza della vita aliena non è peccato, perché in effetti se Dio ha... Non solo. Quindi, cioè, esistono comunicati ufficiali. A parte i comunicati ufficiali, c'è proprio un'intervista di padre Gabriel Jorge Funes, che è il direttore della Specola Vaticana, cioè il gesuita da cui dipendono tutti questi studi, che in una intervista all'Osservatore Romano ha detto: l'alieno è mio fratello. E ha anche detto: noi non sappiamo, loro magari potrebbero non aver mai avuto bisogno di un intervento salvifico come quello di Cristo, perché magari non hanno mai commesso il peccato originale. Quindi voglio dire, tanto interesse per questa cosa qui, cioè io lo capisco l'interesse per questa roba qui, perché se si legge attentamente la Bibbia qualche sospetto viene, diciamo così, facendo finta qualche sospetto viene, che questi qui, prego. Ma quel gruppo speciale degli Adam, poi che fine ha fatto? Esiste ancora il circo? Cioè geneticamente? Sono stati i Sumeri, poi di lì in avanti. Quindi si sono mischiati con... il Sapiens e... Beh certo, dopo, cioè, mescolanze poi nel tempo. Però esiste una razza mescolata che è un po' diversa dagli altri, un po' razzismo.